Gentili ascoltatori, buonasera in studio Massimo Bonella, Radio Saius TV, sono le 19.46 per il notiziario Istria Oggi, che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Si è tenuta presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume la prosecuzione della 12ª sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. I consiglieri hanno approvato a larga maggioranza i documenti fondamentali necessari per il funzionamento dell'Unione Italiana, quali il piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018. Sono stati inoltre promossi i bilanci consuntivi dell'Unione Italiana di Fiume Capodistria per il 2017, il programma di lavoro e il piano finanziario per il 2018 della casa editrice Edite di Fiume e del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, come pure la proposta di nomina di un rappresentante dell'Unione Italiana nel Consiglio del Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo, Carlo Combi, di Capodistria. Tra i presenti alla riunione vi erano anche il presidente della Federesuli e il vicepresidente, nonché il direttore generale dell'UPT, rispettivamente Renzo Codarin e Fabrizio Somma. Si è svolto tra venerdì e sabato scorso all'Istituto Culturale Mocheno di Palù di Fersina, siamo in provincia di Trento, o Fersina, il convegno dal tema Le minoranze linguistiche nell'Unione Europea, le prospettive di nuovi strumenti di tutela e promozione, un'iniziativa che rientra nel progetto LIA e che ha offerto l'occasione per fare il punto sulla tutela delle minoranze linguistiche a livello europeo. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, il quale ha presentato una relazione sulle aspettative della comunità nazionale italiani in Slovenia e Croazia. Partendo dalla realtà della comunità nazionale italiana, ha elencato 25 campi di interesse che individuano azioni e iniziative legislative, normative e operative concrete per l'implementazione e l'attuazione dei diritti riconosciuti, richiesti ed assicurati alla minoranza italiana di Croazia e Slovenia, ma che possono rappresentare anche delle buone pratiche e degli ottimi esempi e principi su cui costruire un impianto normativo a livello europeo in tema dei diritti minoritari. Successivamente ha approfondito le prospettive di valorizzazione dei diritti minoritari in riferimento all'attuale iniziativa Minority Safe Pack promossa dal FUEN, Unione Federale dei Gruppi Etnici. Ci spostiamo a Trieste. Nelle giornate di venerdì e sabato scorso si sono svolti a Trieste i tradizionali seminari per i docenti delle istituzioni prescolari e delle scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana. Si tratta del 52esimo seminario linguistico-culturale e del 47esimo seminario matematico-scientifico che hanno affrontato quest'anno il tema Mettersi in gioco, aspetti del gioco nella didattica. I seminari sono stati organizzati dall'Unione Italiana e dall'UPT in collaborazione con l'Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia e con l'Agenzia per l'Educazione e Istruzione della Repubblica di Croazia all'Università degli Studi di Trieste, che collabora attivamente al progetto. All'apertura dei lavori erano presenti la Presidente e il Direttore dell'UPT, rispettivamente Cristina Benussi e Fabrizio Somma. Fiume, venerdì sera è andata in scena al Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc la prima dello spettacolo I Giganti della Montagna, il nuovo allestimento ispirato all'opera di Luigi Pirandello del dramma italiano in coproduzione con una serie di teatri minoritari europei, quali il Teatro Tedesco di Timișoara, il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, l'Istituzione Nazionale del Teatro Albanese di Skopje e il Teatro Ungherese di Subotica in Serbia. Lo spettacolo è il risultato di un progetto multiforme.
Dunque, sono le 19:51, state ascoltando il notiziario dell'Istria da Radio Saius TV. Abbiamo ancora il tempo per qualche flash. Dunque, andiamo a Buie, giovedì 8 marzo alle ore 18, siete invitati allo spettacolo Festa della Donna presso il Teatro Cittadino dell'UPA di Buie. Lo spettacolo è stato organizzato dalla SII Fregola e dalla SEI Edmondo De Amicis e dalla SMSI Leonardo da Vinci di Buie per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Capodistria. Venerdì 9 marzo alle ore 20 avrà luogo presso la comunità degli italiani Santorio Santorio il concerto del complesso Musicittà che presenterà il suo album Mi Me in Sogno in occasione della celebrazione della giornata internazionale della donna. Queste dunque le notizie dalla vicina regione dell'Istria, notiziario di Radio Saius TV in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Prima di chiudere, per coloro che ci seguono oggi, mercoledì 7 marzo, perché poi come ricordo ogni giorno, escluso il martedì, ci saranno le repliche sempre a quest'ora, ecco, per chi ci sta seguendo adesso, dunque vi devo dare un aggiornamento delle notizie a carattere diciamo internazionale, dunque apriamo una piccola finestra verso l'estero, spia russa, l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal, assieme alla figlia Yulia, è stato un tentativo di omicidio condotto da un agente nervino. Lo ha detto il responsabile dell'antiterrorismo di Scotland Yard. E con questo chiudiamo qui questo notiziario. In studio Massimo Bonella, alla regia questa sera di turno c'era Modena con Ugo Moreno, che saluto. 19:53, vi lascio ora ai nostri programmi della rete. A presto. Thank you.